Ora si Sì. registrerà la conferenza. Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti al webinar Industrie Culturali e Creative del Comune di Pordenone all'interno della sezione PMI Smart Desk. Oggi siamo in una location speciale, molto speciale direi, presso Comin Shop, di cui ci parlerà poi Andrea Bressan. Scusate, Bravin. Adesso do la parola alla nostra assessora Guglielmina Cucci, che ci porterà un saluto dell'amministrazione. Prego, Mina. Grazie Anna, buonasera a tutti e a tutte. E con l'incontro lì oggi passiamo a un nuovo ambito di interesse sviluppato da questi webinar. Dopo gli incontri iniziali dedicati alla ripresa del mondo dell'impresa, visto sotto diverse forme, dal lavoro ai nuovi paradigmi industriali, come ad esempio 4.0, e di successivi incontri legati alle opportunità di finanziamento, sia attraverso bandi nazionali che europei, con l'incontro odierno, siamo ad affrontare la sfida che, appunto le industrie culturali stanno affrontando. Voglio sottolineare il termine industrie creative perché la visione che qui si intende e si vuole sviluppare è proprio quella di creazione di valore nell'intera filiera di quella che comunemente viene, indicata come cultura. E ringrazio fin d'ora in modo particolare il dottor Calò del cluster Cultura Friuli Venezia Giulia per ciò che vorrà indicarci nel suo prezioso e utile evento e ovviamente ringrazio tutti gli altri relatori. E dire che il tema delle filiere che legano vari aspetti dello sviluppo territoriale, quali appunto cultura e turismo, che ritengo personalmente non possono che coniugarsi assieme, mi sta particolarmente a cuore, soprattutto perché li considero e li valuto appunto in un'ottica di impresa. Ovviamente lo abbiamo già ribadito anche nei precedenti incontri, non c'è sviluppo del territorio se non consideriamo l'intero insieme delle potenzialità che il territorio che esso può esprimere indubbiamente in maniera coordinata e sinergica. Ringrazio quindi tutti i presenti e i partecipanti che sono collegati anche via web. Il Comune di Pordenone lo affermo sempre, diciamolo, se in questi incontri è particolarmente, io personalmente siamo davvero interessati e soprattutto riteniamo fondamentale la sinergia tra le istituzioni e in questo caso il mondo e con il mondo culturale. Quindi io vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti. Mi scuso sin d'ora, ma purtroppo per impegni istituzionali in contemporanea sto seguendo, per così dire, insomma, per quello che posso, una commissione e poi un ulteriore incontro che avremo in ambito comunale. Quindi vi ringrazio, mi scuso e vi auguro ancora buon lavoro. Bene, grazie Assessore. Adesso entriamo proprio nel vivo del nostro incontro, dando la parola al direttore del cluster regionale Industrie Culturali e Creative, dottor Sergio Calò. Allora, buonasera a tutti. Appunto io sono Sergio Calò e sono il cluster manager appunto del cluster Cultura e Creatività. Diciamo, il mio intervento è intanto di iniziale presentazione di quello che è il cluster come compagine regionale. E poi con un focus su quelle che sono delle opportunità per le imprese appunto del cluster, ma non solo, quindi le imprese delle industrie culturali creative regionali, con anche uno stimolo a presentare e a sviluppare progetti. Iniziamo con quello che è diciamo, la struttura che in questo momento sta proponendo il cluster e sta cercando di
favorire quello che è l'avvio del cluster che è nato da pochi mesi. È una struttura fatta da alcuni soci, Informest, Area Science Park, il Polo Tecnologico Alto Adriatico, il BIC, incubatore del Friuli Venezia Giulia e Friuli Innovazione, con il supporto del Polo Tecnico Professionale, Settore Culturale e Creativo appunto del Friuli Venezia Giulia. Essenzialmente sono dei, chiamiamoli così, dei big player che possono dare attraverso la capitalizzazione dei progetti e le competenze che hanno a disposizione un grosso supporto dal punto di vista operativo e pratico proprio del cluster. Però entriamo in quello che sono i numeri in regione delle industrie culturali e creative. Qui ho messo un spaccato per gli anni 2018-2019 che arrivano anche al 2020, purtroppo quello del 2020 è un po' difficile da tarare come anno normale proprio a causa del Covid, e evidenzio alcuni valori, ovvero evidenzio il numero delle imprese culturali creative all'interno della nostra regione, che sono oltre 5.000, suddivise per i macro settori. Sono macro settori perché in realtà le industrie culturali creative sono molto trasversali e difficili da inquadrare in un unico oggetto o in un modo solo verticale, quindi con un'unica competenza. Di solito, ed è un punto di forza delle industrie culturali creative, sono molto appunto trasversali, cioè ampliano quella che è il loro raggio d'azione su tante attività e traiettorie. Ci sono 34.000 addetti circa, e il prodotto in milioni di euro è di 1.850 circa, e quindi è una diciamo è una fucina economica, come giustamente ha detto inizialmente l'assessore, importante. Le industrie culturali e creative, a nostro avviso, sono effettivamente industrie che producono, e producono, e il cluster a questo scopo, producono benessere economico, producono benessere culturale e sociale, quindi hanno un valore aggiunto da questo punto di vista nella creazione di una società. I numeri sempre in regione sono questi, cioè la spesa attivata dal sistema produttivo culturale nel settore turismo, e qui mi ritrovo di nuovo in accordo con l'assessore che ha puntato anche sul valore delle industrie culturali per il turismo, quindi per, mettiamole così, settori sinergici a quelle che sono le industrie culturali creative, è notevole perché siamo a oltre 880 milioni di euro nel 2018 e ha un'incidenza complessiva del 51,4% a livello regionale. Quindi è molto interessante da questo punto di vista, perché più si creano attività attrattive appunto a livello economico, culturale e sociale, più le sinergie con il turismo e quindi la capacità di intercettare fasce turistiche a più livelli sono logicamente importanti. A più livelli vuol dire che è anche un'attività inclusiva, un'attività molto portata a quello che è la collaborazione con altre produttività regionali, sia del manifatturiero sia invece del tradizionale. Cosa sono? Allora, e chi siamo, come si dice? Le industrie culturali e creative sono appunto molte, articolate, difficilmente richiudibili in monosettoriale, e appunto vanno dall'ICT alla letteratura, dal design al restauro, abbigliamento a teatro, per tutte le sfumature che hanno. E inoltre utilizzano molto spesso quelle che sono definite le tecnologie abilitanti, quindi l'ICT, l'IoT, tutta la parte appunto di innovazione tecnologica, nano, biotech, e questo lo utilizzano sia per migliorare i propri prodotti, la propria filiera, sia anche per innovare l'utilizzo di queste tecnologie. Quindi c'è una bivalenza da questo punto di vista. È importante essere consapevoli, come ho scritto anche, di queste capacità e queste potenzialità, perché molte
aziende sono culturali e creative, ma forse non lo sanno, cioè è una presa di coscienza che bisogna anche fare. Il contesto europeo prevede e vede la politica delle industrie culturali e creative, quindi la Commissione europea e poi gli Stati, sempre più in modo trasversale, ovvero sta diventando sempre più un settore, un multisettore, che incide e può incidere positivamente su tante altre attività produttive esistenti. Un po' come l'ICT. L'ICT si applica un po' a tutto, le nanotecnologie vengono applicate un po' a tutto, no? Diventano quei settori abilitanti. Ecco, le industrie culturali e creative in una visione europea stanno diventando questo tipo di attività, stanno diventando questo tipo di progetto, di macro progetto a livello europeo, e dobbiamo assolutamente coglierlo. La visione del cluster è essenzialmente quello di essere inclusivo, quindi la funzione che ha il cluster è quella appunto di stimolare in maniera inclusiva e non competitiva, non in sovrapposizione, ma in maniera complementare le competenze che ci sono sul territorio, e abbiamo visto sono appunto molteplici, per riuscire a sostenerle in uno sforzo di innovazione, di miglioramento del prodotto e di miglioramento di quello che è la collaborazione interna, chiamiamola così, al cluster, ma anche esterna, rivolta agli altri settori produttivi. In questi ultimi mesi, che sono anche i primi in realtà della nascita del cluster, abbiamo lavorato, grazie anche alla regione Friuli Venezia Giulia, sulle strategie S3. Mi fermo un attimo a spiegarle. Sembrano delle cose astratte, in realtà sono cose molto pratiche che, se scritte bene e realmente raccolgono a livello strategico le attività di sviluppo e di interesse che le imprese hanno, o il partenariato pubblico-privato delle industrie culturali e creative, perché ci sono anche moltissimi enti pubblici, dai teatri ai musei, ma anche a centri di ricerca, hanno, possono effettivamente dare ossigeno, cioè portano economia e portano finanziamenti sotto forma dei POR, toccheremo dopo questo aspetto, per un settennato. Per tutto il settennato di finanziamento e cofinanziamento europeo e regionale. E quindi è molto importante individuare queste strategie, perché queste strategie mettono dei binari su cui poter correre sempre più veloci con, mettiamola così, con la benzina, con l'elettricità o comunque con la spinta energetica dei finanziamenti che saremo in grado di portare sul territorio stesso. Le strategie, quindi, che abbiamo individuato insieme agli stakeholder, insieme al gruppo di lavoro, insomma, con un lavoro veramente molto democratico, molto anche aperto a tutte quelle che erano le sollecitazioni che arrivavano dal territorio e dalle attività produttive, sono queste: sviluppo di leve in ambiti competitivi, sviluppo di modelli organizzativi, ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e creazione di un sistema per le creative industries. Sono molto importanti, e in realtà dietro a queste parole strategiche, cioè paroline chiave, chiamiamole così, ci sono concetti, ci sono progetti che sono magari già stati realizzati, quindi molto concreti da capitalizzare, o idee molto concrete su cui lavorare per realizzare i nuovi progetti e nuove idee. Io non vi leggo tutto quello che vedete a video, perché sennò sarebbe ripetitivo e ridondante. Voglio semplicemente darvi uno spaccato di quello che saranno le prospettive delle industrie culturali e creative sulla nostra regione, attraverso appunto un meccanismo poi di call prima regionale, quindi attraverso i POR, che molto probabilmente conoscete come sistema di aiuto e di sostegno all'imprenditoria, ma anche con uno spaccato che vedremo dopo a livello europeo. Quindi c'è ricerca e sviluppo di tecnologie, nuovi materiali, tecnologie appunto avanzate dal punto di vista di concezione e di utilizzo per l'inclusività sociale, fisica, per una produzione sostenibile, quindi andando a verificare quelle che sono e a innovare quelle che sono le parole chiave date anche dall'Unione Europea e necessarie come il Green Deal, quindi la sostenibilità ambientale, piuttosto che appunto l'inclusività sociale,
che non è solo una parola di aiuto a livello fisico, ma è aiuto a livello culturale, aiuto a livello mentale, per riuscire ad avvicinare i bambini, gli anziani o le culture diverse a quello che è il nostro patrimonio. E poi appunto approcci, metodologie, tecnologie diverse per quello che può essere proprio il miglioramento anche a livello di sostenibilità. L'altra voce è quella, l'altra strategia è quella della creazione di un sistema, ovvero cercare di migliorare, ottimizzare domanda e offerta interna e cercare di far sì che le competenze le competenze delle imprese che sono in Friuli Venezia Giulia e che hanno portato innovazione, che hanno nuovi prodotti, possono essere messe a utilizzo, a fruizione di tutte le imprese che possono essere interessate, sia per quel settore ma anche per altri settori, quindi studiare anche nuove applicazioni, come di solito avviene in un momento di grande cambiamento epocale come quello che stiamo vivendo. E quindi migliorare la nostra competitività sia a livello interregionale, quindi nazionale, ma anche a livello interregionale europeo. Sviluppo i modelli organizzativi, quindi nuovi servizi e un'organizzazione diversa a livello di impresa. E infatti qui siamo non a caso in Comin, dove c'è una mix veramente interessante e ben riuscito di quello che è una transizione produttiva con quello che è un'innovazione continua di idee e di management. E poi lo sviluppo di leve in ambiti competitivi, ovvero accesso a nuovi mercati, a nuovi settori, con il lavoro appunto anche in aiuto con quelli che sono diciamo gli strumenti finanziari e strutturali istituzionali che l'Italia mette in campo, quindi non solo della regione Friuli Venezia Giulia ma anche quelli europei, e anche la possibilità di avviare, di aiutare l'accesso ai finanziamenti, l'accesso ai crediti, sia per interloquire in maniera positiva con i settori del finanziamento, quindi con le banche, con l'assicurazione, con i Cofidi, in modo da poter farsi finanziare le proprie idee innovative, far comprendere il linguaggio di un'industria culturale e creativa che spesso fa fatica a far capire come sia replicabile, come sia scalabile un'idea e quindi farsi finanziare. E dall'altra parte l'accesso invece ai finanziamenti e cofinanziamenti a livello regionale ed europeo. E poi, appunto, ultimo ma non ultimo, la fertilizzazione orizzontale, cioè lavorare insieme ad altri settori produttivi, manifattura, tecnologie del mare, ambiente, agroalimentare, smart health, che sono quelli, diciamo, emergenti, quelli sostanziali dell'economia della nostra regione. E gli obiettivi principali sono appunto quelli che vi citavo prima, quelli di sviluppo economico, sociale e culturale, attraverso però questi punti: incentivare lo sviluppo territoriale, coordinare progetti, sostenere le imprese, favorire la sinergia fra varie realtà anche appunto complementari e arrivare appunto poi a una promozione innovativa anche dal punto di vista del marketing, non solo del nostro patrimonio culturale ma anche del nostro patrimonio umano e logicamente anche aziendale. I servizi che il cluster va a dare sono l'assistenza, la progettazione nei progetti strategici, l'assistenza, l'informazione mirata, i finanziamenti e i cofinanziamenti e la strutturazione di partenariati, cioè vogliamo farvi lavorare assieme, aggregare piccole aggregazioni, 3-4 imprese con magari dei consulenti piuttosto che con diciamo dei professionisti e la parte anche scientifica istituzionale, dell'università piuttosto che i centri di ricerca, ma non solo. Anche ampliare e strutturare dei partenariati molto più ampi anche a livello internazionale, proprio per l'ossigeno, lo sbocco, alzare lo sguardo non avendo timore di essere da soli, e l'assistenza appunto all'apertura di nuovi mercati. E poi c'è quello che è il trasferimento tecnologico, la formazione e la creazione del sistema delle creative industries, un po' quello che appunto vi avevo già accennato. Allora, questa è la presentazione, anche se molto veloce, di ciò che essenzialmente è il... Sì, almeno è condiviso. Penso di sì. Cioè, era già condiviso, no? Quindi...
Adesso passo alla seconda parte del contenuto. E essenzialmente è quello di diciamo cogliere in maniera positiva le occasioni, ovvero tutto questo come possiamo realizzarlo se non attraverso una possibilità di avere e reperire finanziamenti e concreto aiuto economico dal punto di vista regionale e dal punto di vista europeo, che tra l'altro, come vedrete, saranno molto simbiotici da questo punto di vista. Allora, queste sono le priorità politiche date per questi anni dalla von der Leyen. Green Deal, economia e sviluppo delle persone, Europa pronta per il digitale, quindi avete sentito parlare di digitalizzazione, protegge il nostro stile di vita europeo, cultura e società, Europa più forte nel mondo, quindi ampliare e fare ricerca e fare sviluppo sugli altri diciamo paesi e con gli altri paesi, e dall'altra parte il nuovo slancio per la democrazia europea, cioè slancio sociale. Dietro queste parole ci sono però dei numeri, e questo è il budget della proposta di quadro finanziario pluriennale 21-27, perché l'Unione Europea dà dei finanziamenti settennali, e questo è molto importante perché vuol dire lavorare a medio termine sullo sviluppo progressivo della società europea e dell'economia europea. E come vedete ci sono diciamo diverse tematiche e i numeri sono molto importanti. Quindi c'è la parte della digitalizzazione che ha 187 miliardi, e a scalare poi risorse naturali ambientali, la coesione dei valori, la sicurezza e la difesa, la pubblica amministrazione, cioè il miglioramento da questo punto di vista. E tutti questi valori economici sono diciamo dei macro dati che però poi a mano scendono e arrivano a quelle che sono delle politiche interne a quello che è anche il nostro operato quotidiano. Allora, proviamo a vedere un attimo. Per l'Italia, in questo momento, e anche per l'Europa, ci sono più risorse. C'è una combinazione, data anche dal Covid, di innesto fra questo settennato nuovo, 21-27, e il Recovery Plan, quello che in realtà è il Next Generation EU, perché dovrebbe mettere le basi per avere una società migliore per i nostri figli, i nostri nipoti, quindi a medio termine per il futuro delle generazioni europee e logicamente anche italiane. E vuol dire un aumento, in questo caso, solo per l'Italia, per questo settennato, rispetto allo scorso settennato, del più 6% a disposizione. Quindi importanti cifre. Programmi più semplici, meno burocrazia, controlli più semplici, queste sono parole chiave molto interessante a questo punto di vista. Europa più intelligente, quindi innovazione tecnologica, digitale, Europa più verde, il Green Deal, quello che vi dicevo prima, Europa più connessa, più sociale e vicina ai cittadini. Tutto questo si tramuta in finanziamenti e parole chiave. Una parte di quelle parole chiave le abbiamo già intercettate con quelle voci che vi ho citato e che in realtà purtroppo pensavo di averle condiviso ma non ho condiviso, ma potrete vedere diciamo appena finito questo incontro. E le principali procedure per l'assegnazione di questi fondi calati sul territorio, quindi per noi, per le imprese, per il partenariato pubblico-privato delle industrie culturali e creative, sono questi, sono i call for tender, cioè sono le gare d'appalto che conoscete molto bene, ma noi ci troviamo proposta, cioè sui bandi, ovvero escono fuori dei finanziamenti, i bandi a livello regionale o a livello nazionale o a livello europeo, escono fuori delle call, quindi potete rispondere entro questo termine e c'è la possibilità di strutturare dei progetti che possono essere finanziati dal 50 all'80%, è una media, logicamente. Però sono un cofinanziamenti importanti, vuol dire che se quel progetto avevamo già in mente di farlo o di migliorarlo, invece di essere da soli, di finanziarci da soli, abbiamo più benzina per fare strada. E i settori di sviluppo finanziati sono questi, come vedete questi sono grandi settori, l'ANPI, no? Però c'è la cultura,
la cooperazione, lo sviluppo, l'audiovisivo, l'ambiente, la giustizia, la libertà, la sicurezza, le imprese, l'industria. In realtà sono tutti molto interconnessi, non sono, diciamo, delle scatole chiuse. Come vedrete, i programmi di finanziamento e cofinanziamento sono molto ampi e molto aperti alla universalità, come un po' vi accennavo prima. Chi può partecipare? Bene, ogni call, ogni programma ha delle indicazioni su chi può partecipare, ma di solito è molto aperto a tutti i soggetti che sono in grado, a livello economico, finanziario e tecnico, di sostenere da piccoli a grandi budget. Quindi ci sono programmi che vanno a finanziare 50, 100 mila euro, come programmi che vanno a finanziare 6, 10 milioni di euro. L'importante è che per quanto siano le dimensioni nostre, per quanto ci sia come possibilità diciamo, che ci diamo noi come imprese o come professionisti, di tarare le nostre energie con quello che è effettivamente la possibilità di realizzazione del bando. Questi sono, anche per stimolarvi ulteriormente, i dati per quanto riguarda alcuni programmi di finanziamento. Probabilmente avrete sentito parlare di Horizon Europe, che è un programma dedicato alla ricerca e all'innovazione. Ci sono 102 miliardi di euro per questo programma nei 7 anni. Europa Digitale è 9,2 miliardi. Lo strumento di collegare l'Europa con vari attività di interregionalità, di policy, sono, cioè, 24 miliardi. Insomma, gli Erasmus Plus, che molti studenti conoscono, o che anche i tecnici hanno iniziato a conoscere, perché l'Erasmus è quello per studenti, il Plus è quello per tecnici e per imprese e per imprenditori, sono 30 miliardi. Insomma, ci sono delle opportunità molto interessanti da questo punto di vista. Poi c'è il programma per l'ambiente e il clima, che è il LIFE, 4,5 miliardi. E in tutti questi settori le industrie culturali e creative possono interagire, perché possono interagire nell'innovazione di prodotto, di sistema, di valorizzazione, di applicazione di tecnologie. Quindi è molto vasto e non bisogna limitarsi a solo la propensione verticale, cioè di dire io ho questa specializzazione, sono uno storico oppure sono un restauratore e posso fare solo attività legate al restauro. Ma legate al restauro vuol dire anche grande tecnologia applicata, dalle nanotecnologie alle biotecnologie. Di conseguenza posso essere molto trasversale. Lo stesso chi fa comunicazione per un settore può tranquillamente lavorare sulla parte di sensibilizzazione, per esempio, ambientale. Ma tutti questi hanno dei casi realizzati, dei progetti realizzati negli anni che dimostrano questa interconnessione. Per quanto riguarda la nostra, diciamo, capacità economica per il futuro, noi a livello europeo ci posizioniamo al 13% della complessiva distribuzione economica, quindi molto interessante. E questa è la previsione dell'allocazione per Stato membro, è una previsione, logicamente, dove Francia e Germania sono prima di noi, ma subito dopo appunto c'è l'Italia, quindi siamo terzi a livello europeo per allocazione. E questa è, diciamo, quello che c'era nel 2014-2020 e quello che ci sarà dal punto di vista delle possibilità di spesa a livello appunto macroeconomico e anche a livello regionale. E qui in questa slide invece vi faccio vedere come quelle parole che vi dicevo prima, cioè le parole chiave di interazione fra le strategie regionali e le strategie europee funzionano. Ovvero i fondi POR derivano in parte, in una buona base percentuale, da quelli che sono i fondi europei. Quindi c'è una commissione, una collaborazione fra il finanziamento europeo e il finanziamento territoriale, che parlano la stessa lingua e che vanno a mettersi assieme per finanziare i fondi che appunto poi diventano possibilità POR. Questo è, vado molto veloce, questa è la roadmap degli accordi 2021-27, è come vedete, molto
democratico, perché c'è un continuo rimbalzo fra Unione Europea, Italia e regioni. E questa invece è una panoramica, ma molto stringata, di quelli che sono i tanti programmi di finanziamento e cofinanziamento che vi citavo prima. Anche questi sono, per esempio, gli Interreg, sono dei programmi di finanziamento transfrontaliero interregionale europeo, dove il Friuli Venezia Giulia può partecipare nell'Italia Slovenia, oppure nell'Adriano, oppure nell'Italia Croazia, nel Mediterraneo, nell'Alpine Space. Insomma, ci sono tantissimi programmi di cofinanziamento. La regione Friuli Venezia Giulia è molto brava da questo punto di vista a sviluppare progetti, e molte imprese, molti settori hanno utilizzato negli anni scorsi questi finanziamenti, questi cofinanziamenti, per realizzare dei casi studio, per realizzare le proprie attività, le proprie voci di spesa, quindi finanziare le proprie attività. Però devo dire, a livello nazionale invece siamo un po' carenti da questo punto di vista. Spesso e volentieri la Commissione Europea, tutta l'Europa ci tira un po' le orecchie, e anche noi sinceramente ci tiriamo da soli le orecchie, perché abbiamo una bassa capacità di ricevere e di incassare i finanziamenti europei. Come vedete, le priorità di investimento sono molteplici, ma, e questo lo uso non come contestazione, come dire, non siamo bravi, ma possiamo fare molto di più, e le industrie culturali e creative saranno fondamentali per creare innovazione, per prendere e creare progetti sempre più performanti e quindi vincere anche a livello europeo le gare, le call di programmi di finanziamento e cofinanziamento. Se vedete da questa scheda, noi abbiamo l'esempio di quanto effettivamente riusciamo a ricevere dei fondi stanziati. Appunto, la Camera dei Deputati ha verificato che su 32,7 miliardi di fondi di coesione noi siamo riusciti a prendere meno essenzialmente della metà. Questo è un po' l'andamento a livello europeo. Come vedete, l'Italia non è posizionata benissimo. In blu vedete i fondi e le risorse allocate, e in giallo vedete le risorse effettivamente spese. Questa è la mera, statistica dei numeri, ovvero 42,1% del totale allocato nell'ultimo settennato. Probabilmente con gli ultimi mesi, gli ultimi progetti, si arriverà forse al 50% complessivamente. Capite che abbiamo un 50% in più da poter utilizzare. E grazie alla capacità delle nostre imprese, industrie culturali e creative, si può dare un apporto sia per i nostri settori, ma sia anche per gli altri settori, perché la parola chiave è innovazione, la parola chiave è trasversalità e capacità di sviluppare nuove idee attraverso quelle che sono appunto le menti pensanti, le menti innovative. E noi siamo essenzialmente, abbiamo questo valore aggiunto, non è che l'unici di questo, ma abbiamo una forte capacità da questo punto di vista. E questa invece è l'allocazione per regioni. Vedete che il Friuli Venezia Giulia, e ve lo dicevo prima, è posizionato a livello italiano molto bene, perché è al 73% della capacità, e quindi nella media generale logicamente non siamo, appunto, siamo al 50%, anche sotto, ma a livello di finanziamenti complessivi di quel 50% utilizzato, il Friuli Venezia Giulia riesce a arrivare a cogliere il 73%. Quindi è già bravo, può ulteriormente migliorare, quindi è solo un incentivo, uno sprone, uno stimolo per riuscire a ottenere maggiori finanziamenti. E a maggior ragione che lo sprone è questo, cioè, come vedete, l'Italia avrà un più 6%, mentre a molti altri paesi meno performanti di noi arriverà molto meno, arriverà il 24% in meno anche di finanziamento allocato. È un momento storico importante, e siamo fra gli attori principali di questo contesto, ovvero
il stimolo che vi voglio dare è che siate singoli professionisti, siate imprenditori, associazioni, cooperative, ONG, ci sono call, ci sono programmi, ci sono finanziamenti che possono riuscire a darvi ossigeno per sviluppare i progetti che state facendo o per quelli che, mettiamola così, hanno dei sogni nel cassetto. Lo sprone è quello di proiettarvi, di lanciarvi in questa iniziativa, affiancandovi al cluster, ai professionisti che lavorano sul territorio per sviluppare progettualità e affiancarvi a chi magari ha già sviluppato e che ha un po' più di esperienza di voi, quindi magari anche aziende più grandi, per creare dei partenariati e lavorare assieme. La commistione, la trasversalità operativa di lavoro è ormai sempre più indispensabile. Una delle dimostrazioni, ripeto, qui così lascio la parola al padrone di casa, è proprio l'industria, l'azienda dove ci troviamo, che è Comin, che ha saputo cogliere e innovare in un filone coerente di produzione e coerente con i propri valori che ho letto prima e che sono molto positivi dal punto di vista proprio dello sviluppo a lungo termine dell'impresa stessa, ha saputo coniugare il suo saper fare con l'innovazione anche di idea, coinvolgendo altri settori, coinvolgendo altre menti, altri, mettiamola così, ideatori, per dare e per ricevere innovazione e sviluppo. E quindi credo che la scelta di fare proprio nell'azienda Comin questo intervento sia una scelta proprio indicativa ed è un esempio, a mio avviso, quello che viene definito a livello europeo case history, che possiamo tranquillamente portare con orgoglio non solo a livello interregionale ma anche a livello europeo. Lascio così la parola Adesso mi avvicino. Dai, così. Grazie, dottor Comin. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio il Comune di Pordenone che ha voluto approfondire la conoscenza di questo spazio. E trovo che quello che propone appunto Sergio Calò, che sono veramente interessanti opportunità per le industrie culturali creative. In Comin Shop ci siamo autofinanziati in realtà, perché eravamo in tempi non sospetti del 2017. Ho preparato una presentazione che ha più delle immagini che altro per permettere di dare l'idea a chi non è presente qui oggi di cosa sta prima di questo spazio e poi cosa è stato fatto all'interno dello spazio, che ci ha cambiato veramente una prospettiva dopo una decina di anni che stavamo coltivando, caldeggiando, di trasformare uno spazio all'interno nostro, quello che facciamo poi con i nostri clienti, dato che la nostra azienda, diciamo che ormai da molti anni, si è fondata dal mio padre nel 57, e da oltre 60 anni ci occupiamo anche di superfici commerciali, quindi di progettare e realizzare ambienti legati al commercio e locali, food. Abbiamo una presentazione, così vi racconto a tu con qualche immagine. Era lo schermo. Quello è per condividere lo schermo. Ok, andiamo a selezionare la presentazione. L'avete messo sul desktop, credo. Sì, io pensavo ci fosse la regina del mondo, ma se no la presentazione sta sul vostro in locale, sul vostro computer, quindi dovete lanciarla voi. Siamo quasi arrivati, eccoci qua. Il terzo tasto da sinistra, schermo. Adesso la presentazione dentro. Ok. Bene. Eccoci qua. Perfetto. Vedo che il font non è lo stesso, non importa, diciamo che il tema lo riusciamo a vedere dalle immagini.
Eccoci qua. Diciamo che noi fino al 15 anni fa la progettazione era molto legata allo spazio di vendita e alla struttura fisica. In realtà poi Artù, proprio questo spazio che non ha l'accento ma va bene per gli amici anche Artù con l'accento, nasce con l'idea di raccontare le trasformazioni che facciamo con i nostri clienti con lo spazio. In realtà non è più uno spazio arredato di per sé. Noi facciamo un'intervista approfondita con i nostri clienti per capire chi abita lo spazio, perché in realtà il vero autore dello spazio e della realizzazione, sì, l'architetto, i cinque progettisti, i designer che poi hanno pensato a più in questa maniera, fanno un approfondimento su chi è la persona che abita quello spazio. Perché noi stiamo offrendo un prodotto, un servizio a imprenditori che hanno un loro modo di essere, quindi la parte valoriale, la loro visione, il loro modo di essere, e lo vediamo in un'immagine che è molto differente dalla precedente, si deve respirare entrando in quello spazio. Quindi il vero obiettivo della nostra azienda è di riuscire a interpretare quello che è il suo sogno, le sue visioni, il suo modo di essere. E quindi la trasformazione da quello che è il suo mood, diciamo, la sua filosofia, in un ambiente. Mi piace dire che l'ambiente comunica molto di più, o urla più forte di quello che diciamo. Quindi entriamo in uno spazio e quello si autoracconta. Questo è proprio il nostro obiettivo. E diciamo che in questo momento dire dove nasce il tutto, ho fatto solo una slide per questo motivo, cioè dire che la sfida vitale che abbiamo affrontato tra il 2005-2009 e poi nel 2009 abbiamo proprio introdotto questa metodologia differente, nasce dall'aver condiviso il senso che ha di stare insieme. Quindi le nostre visioni, le passioni, i valori in particolare hanno un significato. Quando andiamo a lavorare abbiamo un significato, il cosa faremo è una conseguenza. Quindi poche regole, quasi pochissime regole e alcuni principi saldi che ci permettono di darci un senso, dare un senso alla giornaliero a quello che facciamo, tant'è che poi nel 2017 è stata proprio quella l'occasione del 60° dell'azienda di ripensare uno spazio che è quello che vedremo fra poco, era la falegnameria negli anni 70, poi è diventato uno showroom tra gli anni 80 e gli anni 90 e nel 2017 con i colleghi ci siamo guardati intorno e abbiamo detto ma cosa facciamo per il 60°? Ed eravamo un po' in imbarazzo per il tipo di showroom che avevamo in quel tempo, perché era un classico, una classica esposizione che era statica e comunque rappresentava un manufatto già pronto. Vengo ai nostri valori, dico velocemente perché sono stati fondati nel 2009, diciamo tra 2008 e 2009, in piena crisi, è stata un'opportunità per noi di riguardarci l'uno con l'altro e dirci ma cos'è importante per noi, dove stiamo andando, qual è la sfida, perché l'imprenditore fondatore ha lasciato chiaramente, dopo 50 anni che l'azienda funziona, ha infuso dei valori, ma poi era un mio compito, quello dei fratelli che lavorano con me, di riscoprirli insieme a tutti quanti i colleghi. E così abbiamo scoperto che per noi la cura è fondamentale, è la prima cosa, e curiamo soprattutto la parte intangibile, perché in realtà quello che fa respirare le organizzazioni non sono i muri dell'azienda, ma sono le relazioni, con l'esterno, con l'interno, l'organizzazione, quello che non si tocca, ma in realtà è fondamentale per il funzionamento. L'apertura, abbiamo compreso che l'ascolto è la prima cosa che dobbiamo agire, e quindi quali sono i bisogni umani che vengono soddisfatti nella nostra impresa. La motivazione, qui nasce dal concetto di prima, cosa ci guida, perché siamo qui, perché ci alziamo la mattina. Il fatto di condividere e dircelo tra di noi, come dire anche l'innovazione, nasce quando? Il giorno dell'idea? Una volta l'anno? O forse è meglio che ogni giorno ci sia la possibilità che emerga un'idea e ci sia un metodo per riuscire a raccoglierla e a metterla in moto, perché può arrivare da qualsiasi punto dell'organizzazione e in qualsiasi momento. E qui c'è uno strumento che abbiamo utilizzato in quegli anni di crisi, che poi è diventato anche un metodo che stiamo esportando in altre aziende. E questo è veramente il punto chiave, perché nel 2017 abbiamo aperto una N che non c'era, nel senso che il tema della connessione con l'esterno, col territorio, come nell'azienda nazionale succede spesso,
non è un pensiero diciamo principale. Siamo molto impegnati a parlare con clienti, fornitori e colleghi, ma degli altri stakeholders non sempre ci ricordiamo. In realtà c'è un tessuto tutto intorno che respira assieme a noi, se lo vogliamo. E quindi abbiamo detto, ok, dato che c'è questa idea qui di rinnovare uno spazio, facciamo in modo che questo spazio non sia solo nostro, ma sia anche per il territorio. E qui nasce questo RTU, perché la U in realtà non è un U con l'accento, perché eravamo veramente in imbarazzo di scegliere un nome per questo spazio, e quindi c'è quella prima, il prefisso art che sta dentro, ci sta con l'artista, con l'artigiano, con l'arte, con i mestieri in generale, con il viaggiatore che è in ricerca, e la U è un contenitore di infinito, dico io. Perché in realtà chi viene qui dentro e chiunque può, che ha un progetto interessante da portare avanti, una giornata, in più giornate, poi vediamo le persone che abbiamo anche accolto, può portare il suo contenuto e dopo la relazione avviene magicamente. Io dico spesso che ci dimentichiamo il tempo e lo spazio, perché ti fa perdere questo spazio per poi ritrovarlo. E ci siamo trovati quindi a 6 mesi dal 60esimo a raccontare questa idea ai colleghi. Ci siamo trovati in uno spazio che era già presente prima, che noi chiamiamo spazio della parola, anche in fondo l'Artù è uno spazio per riuscire a condividere in plenaria le idee che possono nascere dal singolo o piccoli gruppi. Pensate che lo spazio appunto dello showroom di prima era veramente una sequenza di negozi parsimili. Ma se noi raccontiamo che, e lo facciamo, partiamo dal foglio bianco, come possiamo portare un cliente a vedere cose già pronte? Quindi abbiamo detto 10 anni che non usiamo più questo spazio, togliamo tutto, quindi togliamo proprio tutto, finché c'è poi stato un attimo di panico, perché è bene togliere, no, essere minimali, ma cosa ci rimane poi? E io dico, porto questa metafora perché è quella più significativa, a mio parere. Quando voi andate da una startup per fare un capo per voi, solo per voi, non vi apre l'armadio per vedere e scegliere il capo, non è un prêt-à-porter. E quindi al massimo forse vi fa vedere delle stoffe, a farle, a toccarle, a sentirle, forse il filo, dei bottoni, e da lì parte. Probabilmente vi fate una chiacchierata importante con la startup perché lei vuole capire qual è il vostro modo di essere e interpretarlo al meglio. E così facciamo anche noi. E quindi noi abbiamo lasciato del vuoto, cosa abbiamo lasciato? Le nostre materie prime, la stoffa appunto, i bottoni, il filo, che per noi sono principalmente queste 5, il metallo, il colore, il legno, la luce, e noi siamo qui oggi nella sala di decantazione, perché dopo un percorso esperienziale che attraversa gli spiriti di questi materiali, perché in realtà i progettisti designer hanno pensato veramente di andare oltre. Sarà che siamo fatti una domanda: come potrebbe essere questo spazio nel 2027? A quel punto è l'unica cosa che ho fatto io, perché adesso hanno fatto tutti i miei colleghi, e hanno detto: beh, 2027 è talmente in là, sì, non è che ci assomiglia, giusto? Non può neanche essere migliorato questo spazio. Quindi hanno esagerato e hanno pensato agli spiriti della materia. Pensate che hanno lanciato pure i dadi per dire: non vogliamo avere alibi, che se io avessi avuto, no, un altro spazio perché erano 5 progettisti architetti, 5 gli ambienti su cui lavorare, e pensate a 5 ego che lavorano nello stesso spazio, è incredibile. Ce l'hanno fatta con i colleghi, le altre maestranze, che facevano da traduttore tra il gesto architettonico molto bello alla concretezza. Quindi pensate agli scambi, come ci siamo smussati l'un l'altro, no? Come il sasso in un fiume, non sono mai tutti appuntiti, ma sono già stondati. E quello è stato un grande lavoro di team building e di ricreazione in azienda, che veniva da qualcuno che c'era già prima. Quindi chi l'ha fondata in realtà ha lasciato un imprinting, però se tu non la trasformi, lavori per l'azienda, non sei l'azienda. E questo è veramente un lavoro di trasformazione, non l'abbiamo fatto apposta, è successo così, ok? Poi abbiamo coinvolto anche altre entità, adesso faccio vedere, ecco, questi sono i nostri 5 architetti, poi li vediamo meglio, perché sono talmente piccoli qui. Ecco, questi sono i 5 creativi, architetti e designer, che hanno dato voce, forma a questi spazi, trovando i punti di confine e appunto smussando. Ma la cosa più importante è che qui stiamo raccontando gli ultimi 10 anni di come lavoriamo noi. Prima lo raccontavamo a voce,
questo spazio sta raccontando quello e come lavoriamo. Quindi i nostri clienti in realtà, quando vengono qui e arrivano fino alla sala, hanno già capito che siamo per lui oppure no. Dopodiché si parla di affari, ma non è un problema, di dare o no la fiducia. Dopo, cioè, è proprio questo il fatto, che ambienti o scelte di questo tipo ti scoprono per poter poi farti accogliere da quelli che veramente ti vogliono. Quindi luce, vado veloce, metallo, colore, legno e la sala di decantazione, perché poi bisogna scaricare tutto, bisogna poi concretizzare, no? Quindi bisogna anche essere concreti, ma vogliamo prima un po' alti per dire ok, come riempiamo questo foglio di bianco? Quindi prendiamo un po' dal legno, un po' dal metallo, cioè qui tutto è possibile. Difatti il mood è un po' quello del sottobosco, dove tutto sembra silente, ma in realtà sotto sotto c'è un sacco di lavoro, di natura e di vita. L'ho portato questo esempio qua perché la parte sound di ArtU è nata da degli artisti che sono coinvolti in fase ancora progettuale. Ho chiamato qui una decina di artisti che ho incontrato durante un percorso di formazione che si chiamava palcoscenico d'impresa, e questi artisti sono proposti per dire: ma avete fatto, avete già? E sono uscite tre, diciamo, figure: una fotografa, uno scultore e queste due persone sono messe insieme, che probabilmente non si conoscevano, non si sono conosciute a un corso, e hanno progettato la parte sound di ArtU, che non è un loop, ma è un continuo evolvere su un'armonia principale. Hanno campionato i suoni della produzione, e se noi entriamo nello spirito del metallo, nello spirito del legno, lui ci accoglie in base, diciamo, nello spazio, con delle musiche, dei suoni che sono comunque di Comin, sono inventati, no? Quindi è interattiva questa cosa qua. Vabbè, possiamo parlare anche dei profumi o delle altre interazioni. Vediamo alcuni spazi. Qui entrando, lo spirito del metallo ci accoglie con l'origine del metallo, cioè dell'ammirato arrugginito. Ci sono dei resti di produzione a terra, tant'è che c'è un giochino che lasciamo fare ai nostri visitatori per trovare la UD ArtU, ed è un'impresa tante volte, ma quando la trovi ti assicuro che se lo ricordano, la portano via e magari raccontano ad altri, quindi esperienziale, raccontano ad altri l'esperienza. L'intenzione è quella lì, che rimanga qualcosa. Qui una visita dei nostri colleghi, tra l'altro durante l'inaugurazione, lo spirito del colore, che è un grande caon, si può suonare, gli eventi fatti lì sono, vanno da incontri di dirigenti scolastici di Pordenone a imprenditori e top manager come questo, che si trovano nei piccoli gruppi di lavoro su un tema e poi si uniscono in plenaria a raccontare cosa è emerso. Tipicamente parliamo di fatti di situazioni reali, di fatiche imprenditoriali, perché l'imprenditore vuole sapere come funziona. Difatti, secondo me, l'imprenditore curioso di questi aspetti deve venire a vedere qui sul posto, perché raccontarlo non è com'è. Lo spirito del legno, anche qui suoni particolari, i ragazzi che vengono a fare un workshop sulle dinamiche degli adolescenti, quindi si è accolti in questo spazio, anche qui in piccoli gruppi, c'è qualcuno che lavora in questo spazio di legno, che spesso diventa per noi il terzo tempo. Qui un altro gruppo di imprenditori che si confronta su un tema. Un gioco degli artisti che ho coinvolto, perché questi sono gli artisti che hanno fatto un percorso per diventare, siamo tecnici di eventi culturali, era in tempi non sospetti 3 anni fa, e quando sono di qua in Artù ho detto: beh, facciamo un giochino di gaming. Ok, perché quel gioco qua lo faccio per l'università, è fortissimo, perché fa capire quanto l'altro sia indispensabile per te. Non è altruismo, è proprio la capacità di dire: io non vedo abbastanza per vedere il territorio, e quindi così cosa facciamo? Se facciamo in più di uno, con le diversità che ci stanno, è sicuramente un'energia fantastica. Questo qui è uno stage di Caon, fatto all'interno del grande Caon, perché lo spazio circolare del colore è un grande strumento musicale anche, oltre a essere l'idea del focolare, di trovarsi attorno a qualcosa. Veramente le relazioni qui vengono di per sé, cioè, quando vieni qui a negoziare funziona, ed è uno spazio che ti accompagna, in realtà non è così complicato, no? È la scelta di pensare che le relazioni umane comunque hanno bisogno di un contesto, un posto bello, relazioni belle. Sono, potrei anche dire che ho avuto qua un gruppo di docenti delle scuole di Pordenone e hanno pensato a come rifare la sala insegnante, e hanno fatto, e ha portato uno di loro che sapeva anche disegnare, ha fatto uno schizzo, me l'ha fatto vedere e mi ha detto: perché è un posto bello, relazioni belle.
Assolutamente sì, e non ci vogliono cifre importanti, no? Qui sono sempre gli artisti che hanno fatto un evento particolare, l'hanno utilizzato in Artù. Qui è nato anche, questo qua è un aspetto sociale di Artù, che sono arrivati così a termine, qui è nato 3 anni fa lo U-Lab Hub Pordenone. La teoria di Otto Scharmer, quindi del MIT di Boston, è a terra in molte città italiane, e questo spazio, un incontro di 3 di noi, l'abbiamo fondato qui, e qui ci sono persone di varie estrazioni, dall'imprenditore, l'uomo della strada e diversi docenti, che ha lavorato su dei prototipi per risolvere questioni di territorio, quindi forse educative, piuttosto che sociali, comunque di sostenibilità a livello collettivo. Le tecniche di laboratorio sono del coaching avanzato, e questo è ancora uno stage di percussioni. Noi che parliamo con i nostri ragazzi e lavoriamo in gruppo per capire ogni 3 anni quali sono i comportamenti che stanno nei nostri valori, perché altrimenti parliamo di cose scritte da altri, invece sono loro che hanno scritto i nostri 38 comportamenti che ci dicono sì, siamo nei valori. Pensate questo per i negozianti o per altre entità, cioè tutti abbiamo bisogno di sapere cosa ci piace, ma dobbiamo raccontarcelo. Questo spazio permette anche questo. Quindi con supporto di un coach esterno, oppure anche io faccio dei progetti su questo, può venire qua e utilizzare lo spazio. Cioè lo spazio è aperto al territorio. Ecco, per cose così, esperienziali, non per la riunione frontale, perché altrimenti si può stare in una sala bianca. E poi anche cose serie, cioè possiamo anche raccontare dei risultati dell'azienda, perché qui c'è il fratello commerciale che racconta come sta andando gli ultimi, dopo Covid, diciamo, no? Anzi, qua è pre-Covid, mi sa, perché non abbiamo le mascherine, sì, sì. Ecco qua i nostri 5 creativi, veramente, da Paride, Roberto, Elisabetta, Enrica e Luciana, che hanno pensato di fare insieme questa cosa, perché ha avuto coraggio, posso dire, perché già il fatto di accogliere l'identità del nostro cliente come modo per creare un ambiente è una grande forza, cioè tu non mi stai dicendo cosa ti serve e io faccio, e io sono l'architetto che decido cosa, perché tu non lo sai, no. Tu sei esperto del tuo, io voglio avere rispetto del tuo posto, del tuo luogo, quindi se sei tu l'autore, perché ci vivi dentro, devo poter uscire e lasciare il tuo spazio, non io lasciarti la mia opera d'arte, che è la tua. E questo 10 anni fa è stato uno scoglio, è stato superato con anche la gioia di sentirsi onorati di aver interpretato il sogno del cliente. Ecco, questo è stato possibile sia da parte creativa, ma anche a questa fusione di anime. Devo dire che abbiamo coinvolto qualcuno di esterno, con questi artisti che ci hanno anche messo in luce alcuni aspetti che non vedevamo, quindi è molto importante confrontarsi con l'esterno. Poi pensate all'opportunità di avere qualcuno, oggi c'è il comune qui, d'accordo, ma pensate a altre entità che non c'entrano con l'azienda di per sé, ma in realtà c'entrano, perché certo, tutti quanti possiamo dire come lavoriamo, e oltretutto non dire cose belle è anche giusto, perché poi, ripeto, noi spesso imprenditori impariamo solo di un altro imprenditore, perché da professore non andiamo, giusto? Quindi, ok, allora andiamo nelle aziende a visitarle. Di solito, quando facciamo visite alle aziende, questa è l'ultima, la scultura che racconta dei nostri clienti. Questo è un esempio dell'arte che dice, ma cos'è questa cosa? E va alla parete. Racconta quanti clienti sono stati, diciamo, soddisfatti prima dei primi 50 anni dell'azienda, che sono quelli più grandi, che rappresentano i 15 clienti alla volta, i numeri di una volta, e ciascuno invece è un 6 unico, gli altri sono 11. Cioè, un lavoro incredibile, ma meritavano, perché noi siamo qui grazie a loro, ok? Ci dicono grazie, gli ha fatto un ottimo lavoro. Mi sembra che ho finito, così poi passo in schermo qui. Ok. Eccoci qua, siamo ancora assieme al direttore del cluster, vediamo se riusciamo a stare tutti insieme. Okay. Io voglio fare solo una domanda che non è preparata, se posso. Cioè, quanto, da quando avete ideato questi spazi, quanto vantaggio a livello operativo, anche economico, vi ha dato? Cioè, avete avuto riscontri anche nei numeri dello sforzo di ideazione e di realizzazione di questo spazio? Sì, è giusto, perché bisogna essere concreti, no? Giustamente. Puoi anche non rispondere, perché non era preparato. Ma in parte, prima l'ho accennato, perché quello di accelerare il processo di fiducia del cliente, perché entri in uno spazio che ti dice tutto è possibile, perché questo è l'effetto che fa,
Poi ci sediamo al tavolo e abbiamo ridotto i tempi di sviluppo, perché se qualche cliente che viene qua alla prima presentazione e firma il contratto e fare un ambiente completo non sono 5.000 euro, no? Sono un po' di più. Quindi, e poi tra l'altro non ne ha altri lui, perché noi abbiamo a che fare con i piccoli imprenditori, per cui loro si mettono in gioco, noi abbiamo una grande responsabilità nell'accoglierli e dire ok, vi spendo al meglio questo budget che mi hai dato. Quindi accorciamo i tempi. L'altro vantaggio, diciamo che il fatto di fare branding, che io dico è quella cosa che lavora gratis per noi, ok? Per cui parlare di noi con dei valori, ogni volta che passa qualcuno di qua, documentando, magari con un post e altro, cioè noi dobbiamo raccontare giustamente il perché esiste questo posto. Perché se io gli dico, è venuto qua un designer, ha fatto una cosa bella del museo, ma il museo si lascia guardare ma non interagisci. Questo è fatto proprio, questo è il nostro ufficio di lavoro, eh. Cioè, avevamo una sala prima bianca e ne abbiamo fatto una qui, che è questa. Ho detto, ma come arriviamo a questa sala di vetro? E ci abbiamo pensato di fare questo percorso che racconta di noi dal metallo da cui nasciamo, come metalmeccanici, al legno che abbiamo prodotto negli anni 70, al fatto di in realtà dare valore alle idee. E questo è un messaggio di valore alle idee. Per cui tutta la parte creativa culturale è quello, è la parte intangibile che dà valore a quello che chiunque può fare una volta che ha avuto l'idea. E beh, grazie. Ma io voglio passarti il valore dell'idea, perché se noi diamo un pezzo che è definito in tutte le sue parti, io lo metto sul web e dico dove costa di meno? Se ti racconto che l'atmosfera assomiglia a te, tu come farai a farlo? Se devi solo riuscire a poi vederla qui, perché lo facciamo vedere in maniera fotorealistica, cioè navigabile, e sentirsi dire, e succede, questa è la mia seconda casa. E tra l'altro noi lavoriamo quanto tempo? Io dico, mi piace fare questa battuta ai ragazzi all'università, cioè più di metà della vita da svegli, dove siamo? Non ci pensi, ma insomma, se dormo, vita da svegli, ok, siamo al lavoro. Ecco, non è che sia lavoro, è vita. Quindi come vuoi vivere quel pezzo di vita che diciamo, chiamiamo lavoro e dopo diciamo tempo libero? Io dico, ma tempo libero? No, è libero quando sei dall'altra parte, sei legato, no, è altro tempo, è tempo per le hobby e passioni. Quindi, questo economico, il fare tre incontri o farne uno cambia molto. Posso assicurarti che due persone che seguono un progetto e devono fare N volte la revisione di un progetto è un costo. Quindi abbiamo ridotto le revisioni del progetto e abbiamo aumentato il target, veramente. Cioè noi in 10 anni abbiamo raddoppiato il target medio di uscita e non è senza aumentare i prezzi. Cioè è perché il valore viene percepito meglio da chi sta cercando quel valore. E in una fase post-Covid posso dire che il valore delle relazioni, della persona, di quello che per me ha valore, e tu mi ascolti e quindi me lo stai percependo che io sono di valore, se ti ascolto tu mi dai retta, se no va avanti il prossimo, perché chi ha il denaro da spendere sceglie lui dove andare. E poi con il web sappiamo che dura pochissimo una cosa detta e non fatta, no? Quindi questo è molto bello, perché facendo prototipi, sculture, noi abbiamo bisogno di un team che abbia voglia di farlo, quindi il coinvolgimento viene prima dentro, noi l'esperimento abbiamo fatto all'interno, fino dal 2005-2009, perché poi abbiamo detto, ma sta roba qua, questa cosa di identità, ma gli serve alla signora Maria del Tabacchino, a quello che è la boutique X, gli serve o non gli serve? Come fa a raccontare se stesso? Sì, deve esserci lui, ho capito, ma esce lui, entra la commessa, poi com'è il messaggio? Quindi è importante che noi lavoriamo sulla comunicazione dell'ambiente e anche sulla comunicazione dei valori rispetto ai commessi, se ce ne sono, o comunque chiarirli allo stesso imprenditore. Io parlo con lui non per i metri quadri, ma per capire chi è lui. E quando gli racconto nello spazio che si rivede nel limonetto che ha vissuto in Sicilia per 10 anni, o dov'è, dice qua sono a casa mia, sì, ma semplicemente l'ho ascoltato, non siamo maghi. È la capacità di ascolto e la capacità, chiaro, di tradurre in forme, in metacromie, in colori, in profumi e suoni. Non è scontato, il team per questo è magico in questo senso, e quindi anche per le aziende noi li proponiamo. Ma la hall d'ingresso ti racconta, quando tocchi la maniglia d'ingresso, cos'è? Fredda, calda, morbida, umida? Cioè, quello ti dà un messaggio che ti entra dentro, non sai di averlo avuto, ma ti arriva. Quindi dal parcheggio fino all'entrata, curiamo questi aspetti. Come facciamo a farlo? Raccontiamo a qualcuno come noi, chi siamo, e proviamo a rappresentare lo spazio, così come quando entra ti sta dicendo chi sei. Poi se non piaci a qualcuno è normale, perché non puoi piacere a tutti, però a chi piace davvero. Penso che sia veramente un ottimo esempio di come da un prodotto si va a creare, molteplici prodotti, si crea benessere,
benessere per l'impresa che la fa, benessere per come avete avuto la capacità di trasformare il vostro ambiente di lavoro, ma benessere anche per chi usufruisce della vostra creazione, del vostro lavoro. Quindi, diciamo, come esempio di industria culturale e creativa, probabilmente inizialmente non consapevole, ma poi molto consapevole, è veramente un fantastico esempio. Lo stimolo è quello di continuare sicuramente e di riuscire anche a utilizzare quello che dicevo prima, cioè ulteriori energie per progredire e non sempre dover prendere dal proprio solo, ma mettere le buone idee che poi vengono anche finanziate e cofinanziate. Corretto. Io ringrazio ancora il comune, gli organizzatori e l'azienda Comune. Lascio la parola al dottor Savoini. Ci sono delle domande, attualmente in chat non vedo, forse l'esposizione è stata estremamente chiara. Ne avrei una io per il dottor Bravin. Idealmente, avete qualche desiderata per le prossime collaborazioni? Avete qualcuno in testa con cui vi piacerebbe collaborare? Qualche persona, qualche azienda, qualche artista? Così, un desiderio nel cassetto per una collaborazione ovviamente nel vostro settore, per creativa o tecnologica o di comunicazione. Allora, mi piacerebbe allargare questa domanda ai colleghi che veramente sono loro a gestire. Io in realtà faccio solo un facilitatore, come ho detto anche prima, perché ci sono un sacco di aspetti che si vedono solo attraverso gli occhi di più persone, no? Credo che il tema delle aziende nel Friuli Venezia Giulia e anche nel Veneto, del comunicare con lo spazio, perché tutti hanno degli spazi fisici che adesso stiamo un po' rivalutando in qualche maniera, okay? Non ci fermiamo a guardarci intorno. Io mi ricordo anni fa con la sorella, ho detto: perché non proviamo a fare un giro con gli occhi del visitatore? E abbiamo visto la ragnatela là, il seggiolino fuori posto, cioè vedere il proprio spazio, vieni ogni giorno e non vedi più, chiaramente, non vedi più nulla. Mi esorterei le aziende che sono interessate a dare a amplificare la propria identità anche con la reception stessa, perché tutti hanno un punto in cui si arriva, ok, a meno che non sia un ufficio astratto, di valutare se è il caso o no di approfondire la possibilità di dare uno spazio che li rappresenta. E l'altro sono in cassetto, in realtà è una cosa abbastanza datata, che noi facciamo anche lavori per altri, nel senso che ci sono anche degli architetti che utilizzano noi come falegnami, come fabbri, perché noi siamo un'industria che è diventata un artigiano. Qui siamo in grado di fare l'artigiano organizzato, perché chiaramente il cantiere è a 360 impegnato con la stessa direzione lavori, e quindi qualche architetto che ci fa degli scrupoli di dire: ma vado da Comin, ma come fanno concept? Certo, facciamo concept per i nostri clienti, ma non vuol dire che non si possa fare, e qui c'è la mia apertura e anche dei colleghi della produzione a fare, abbiamo già fatto per altri, progetti che sono pensati da altri. Noi siamo anche dei artisti nella nostra natura. È chiaro che c'è un ego che potrebbe essere, no, il problema. Qualche architetto si disinteressa di questo, guarda i lavori come vengono fatti, si è andati a Roma a fare dei lavori, perché se l'angolo di 90 gradi è curato bene, in un 4-5 stelle deve essere fatto così. E non tutti sono, cioè, tu lo fai per te già bene, vuoi non riuscire a farlo per un altro. Quindi questa apertura verso gli architetti che magari si trovano in difficoltà, anche adesso che gli artigiani sono veramente pieni di lavoro per vari motivi casalinghi, diciamo, noi lavoriamo sul business to business, quindi sul commercio. Ecco, lì probabilmente si potrebbe fare più sinergia, perché non abbiamo noi qui gelosie, perché secondo me chi è capace trova il suo filone e si può collaborare sempre. Dobbiamo riuscire a collaborare un po' di più, questo sì. Le porte sono aperte, quindi qualcuno vuole provare, vi ho detto, non lo mangiamo assolutamente. Bene, perfetto. Quindi uno stimolo e un invito da condividere con tutti, di venirvi a trovare, senz'altro. Bene, direi che possiamo chiudere qui la sessione. Ringraziamo molto i relatori. Ricordiamo il prossimo incontro di PMI
Smart Desk, che si terrà il 29 giugno, martedì prossimo, dove si parlerà di innovazione e opportunità nel settore agricolo, con il direttore della Coldiretti di Pordenone, Antonio Bertolla, e l'azienda agricola Cesare Bertoia. Bene, ringrazio tutti, ora terminiamo la